enorme questa lastra, che quando è caduta questa lastra non si riusciva più ad alzare dalla gamba mia perché era pesantissima. E poi sono arrivate tre persone, pubblico ministero, il mio avvocato e un carabiniere, in tre sono riusciti a sfilare la gamba, una cosa pazzesca. Sembra strano che lei è entrata sulle sue gambe ed è uscita con la sedia a rotelle? A me sembrava strano andare in tribunale per quel processo, ma è surreale che una grossa lastra di marmo mi vada a bloccare la gamba, perché le dico, la cosa che mi ha impressionato è che la gamba è che non si riusciva ad alzare questa lastra. Ma Salvini pure c'era tra questi, no? Io stavo parlando con Salvini. È caduta la lastra. Salvini non riusciva a sollevarla. È andata a chiamare i carabinieri. Intanto il pubblico ministero e l'avvocato Colotti, che è il mio collaboratore, e un terzo carabiniere sono intervenuti perché non si riusciva il problema è che non si riusciva a sollevare. Ma lei era appoggiata o è caduta da sola la lastra? No, la lastra è caduta, io stavo parlando con Salvini in piedi e improvvisamente è crollata la lastra. Il ministro della giustizia Bonafede ha disposto accertamenti. Il ministro della giustizia, da quello che mi è stato detto in tribunale, gli avevano segnalato che c'erano una serie di problematiche. Comunque io non so se e cosa farà il ministro, però reputo gravissimo quello che è accaduto e quindi sicuramente io mi muoverò in sede legale per accertare quello che è accaduto e mi muoverò in sede parlamentare con un'interrogazione parlamentare, perché è stata una gamba, ma se io fossi stata un centimetro in un altro posto, spostata di qualche millimetro, poteva anche recidermi i legamenti, insomma. Secondo me è stata una cosa estremamente pericolosa. Senta, ma lei ha dolore adesso, non riesce a camminare, giusto? No, per ora io non voglio nemmeno pensare a cosa del piede, perché devo fare gli accertamenti, poi vedremo. No, non lo so qual è la diagnosi, perché per ora devo tornare a Roma, non ho fatto accertamenti.